Confartigianato Imprese Sassari, in via Alghero 30, telefono 079 280698. Confidi Finart, dal 1987 diamo credito alle tue idee. Telefono 079 271280. Due persone denunciate dalla polizia locale per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità. Sono i protagonisti del filmato virale che da ieri pomeriggio sta girando sui social, sui cellulari dei sassaresi. Un'attenzione mediatica, così si legge nello scarno comunicato dell'amministrazione comunale, che sarà trattata dall'autorità giudiziaria, alla quale è stato inviato un completo rapporto. Due i video che sono stati girati in via Ugo La Malfa e postati su Facebook. Il primo intorno alle 18, poi immediatamente rimosso. Successivamente hanno iniziato a girare privatamente su WhatsApp, prima ancora che riapparisse su un'altra pagina di un gruppo Facebook. Feroci commenti alle immagini che mostrano l'intervento di quattro pattuglie della polizia locale, una colluttazione in cui è coinvolta una coppia e un agente, attorniati da diversi uomini in divisa prima che la donna venga caricata su un'auto di servizio e portata in centrale. Sarà la magistratura a chiarire i contorni di una vicenda che per la maggior parte dei sassaresi sembra già chiara, ma la forzata quarantena potrebbe alterare i giudizi e anche le immagini, per quanto eloquenti, potrebbero aver avuto una premessa che non si conosce, ma che sarà chiarita nelle sedi opportune. La giunta sassarese miracolo all'opposizione, centrodestra e centrosinistra uniti contro Maurilio Murru e la consigliatura Campus. Il dissenso, affidato in prima istanza ai social, scoppia in un comunicato congiunto tra i gemelli diversi della minoranza. Casus belli, la fallimentare conferenza dei capigruppo di giovedì, sfociata nel rifiuto di un ordine del giorno proposto da Murru e nella richiesta della convocazione del Consiglio Comunale per l'istituzione della Commissione Covid-19. Dal colpo di mano sono scaturiti alcuni alterchi via Facebook, indirizzati in particolare contro Manuela Livesi, capogruppo di maggioranza, autore di considerazioni ritenute offensive. Nel mirino del gruppo misto di minoranza, una presidenza del Consiglio che, si legge nel comunicato, si mostra inadeguata nel rappresentare e quindi nel reagire alla situazione di disagio senza precedenti che stiamo affrontando. Inadeguatezza, insistono i 10 consiglieri comunali nella nota, che si riflette sull'intera compagine civica vincitrice alle ultime comunali e i cui comportamenti rappresentano una cieca mancanza di rispetto verso tutta la cittadinanza che della politica cittadina esige una collaborazione plurale. Una collegialità assente, secondo la minoranza, che ripropone la Commissione come mezzo di coesione collettiva in tempi di emergenza. Chi non capisce che questa è la via, forse non dovrebbe più essere un ostacolo in futuro, conclude il comunicato, dichiarando, se non una guerra, almeno la fine della presunta concordia esibita negli scorsi mesi. Sardegna prima regione libera dal Covid-19. L'augurio è venuto ieri dal presidente della regione, Christian Solinas, in apertura del consueto punto stampa. L'obiettivo, se raggiunto, permetterebbe all'isola di anticipare regioni e paesi nella ripresa economica. Un rilancio per il momento affidato a misure straordinarie di giunta che, dopo il salva famiglie, adesso si concentrano sulle imprese. È lo stesso governatore ad annunciare due importanti accordi in materia. Il primo riguarda un'intesa in dirittura d'arrivo con la Banca Europea per gli investimenti. Si tratta di 100 milioni a favore delle aziende in difficoltà, emessi con condizioni favorevoli per i beneficiari. Un progetto che, spiega Solinas, consentirà di abbattere le istruttorie, le procedure del merito creditizio e gli interessi. L'iniziativa rientra nel pacchetto di aiuti da 200 milioni di euro per le imprese previsto dalla governance sardo-leghista e che a breve verrà condiviso con la minoranza. La Cassa Depositi e Prestiti è invece il secondo attore di un'altra trattativa in corso della regione, data come raggiunta da Solinas. Si parla di un anticipo consistente, sottolinea il governatore, dell'accordo sugli accantonamenti stretto con lo Stato. E mentre da lunedì, perlomeno a Sassari, si potrà fare richiesta del bonus regionale da 800 euro, la giunta sarda ha stanziato 5 milioni di euro a sostegno di chi non riesce a pagare l'affitto. La cifra assegnata ai comuni riguarderà i mesi da gennaio ad aprile.
È stata attivata nei giorni scorsi al secondo piano della palazzina di malattie infettive l'area grigi. Si tratta della zona di degenza dei pazienti sospetti Covid-19 che non sono stati ancora biologicamente confermati. L'obiettivo con questa apertura, secondo quanto comunicato dalla AU, è quella di garantire cure immediate ai pazienti e allo stesso tempo sottoporli a ulteriori accertamenti che consentano di definire l'eziologia della loro malattia. Un'operazione che consente la minor circolazione possibile di degenti potenzialmente infettanti nei reparti degli ospedali. Questi pazienti vengono ora ospitati all'interno della clinica malattia infettiva, dove sono stati messi a disposizione 10 posti letto in stanze singole con una postazione per ogni paziente critico. Qui vengono ospitate le persone che arrivano dal pre-triage del pronto soccorso o da un reparto Covid-free e considerati casi sospetti. Una volta appurata la positività o la negatività al Covid-19, i pazienti vengono indirizzati nei reparti adeguati. L'apertura di questo nuovo reparto, afferma il direttore della clinica malattie infettive, professor Sergio Babudieri, rappresenta la soluzione all'esigenza di ridurre al massimo la possibilità di trasmissione del coronavirus all'interno degli altri reparti dell'ospedale. Questo percorso, spiega il commissario della U, Giovanni Maria Soro, può rappresentare il primo passo verso la ripresa dei livelli di attività programmate in modo sicuro e protetto, così da dare risposte ai bisogni della popolazione. Ha preso vita a Sassari l'associazione PENSA, Pubblici Esercizi Nord Sardegna, il cui scopo è dar voce alle attività del settore Horeca, hotel, ristoranti, caffè, catering. Anche queste attività stanno subendo pesanti ripercussioni per il forzato confinamento dovuto alla situazione sanitaria mondiale. PENSA si propone come primo obiettivo la presentazione di un documento in cui verranno manifestate le principali difficoltà attuali del comparto e presentate alle amministrazioni proposte di soluzioni e interventi immediati per far fronte all'emergenza. L'associazione intende proseguire successivamente con l'ampliamento delle adesioni e il rafforzamento della propria presenza sul territorio. I suoi 12 fondatori sono Marco Porqueddu, Claudio Cassitta, Roberto Sias, Alberto Fois, Fabio Muresu, Giuseppe Marras, Antonio Paoni, Gianluca Manchia, Giuseppe Marras, Roberto Piseddu, Marco Corda, Massimiliano Cilia. Una breve ricerca su internet ci conduce a una pagina Facebook di un'associazione piemontese con lo stesso acronimo, che evidentemente non è da confondere con la neonata PENSA Sassarese, la cui finalità è rappresentare un settore economico-commerciale di vasta rilevanza. Nuova Capolino. Ama la tua casa. Vieni a visitarci su www.nuovacapolino.it. L'ex sindaco di Alghero, Mario Bruno, interviene in favore delle persone disoccupate e dei lavoratori a tempo determinato, soprattutto nel settore turistico a causa della grave emergenza da Covid-19, che sta mettendo in ginocchio numerose località turistiche, in particolar modo Alghero, Olbia, Siniscola e Castelsardo. La proposta avanzata da Bruno alla regione Sardegna è quella di creare, nel minor tempo possibile, centinaia di nuovi posti di lavoro in settori diversi, come quello dell'ambiente, della manutenzione e tutela dei beni culturali, oltre che un piano straordinario per le opere pubbliche. Le mansioni potrebbero avere la durata di un anno, basate sul modello Lavoras. In questo modo, secondo Bruno, si potrebbe far fronte alla situazione di emergenza in cui si ritrovano a dover fare conti migliaia di disoccupati. Si tratterebbe, conclude l'ex sindaco algherese, di un valido strumento per far fronte alla crisi economica che sta colpendo l'isola. Dai dati forniti da Aspal si registra un 50% in meno di assunzioni.